Hernandez, va Hernandez, la bandierina, pallone dentro verso Zanin che in qualche modo controlla, poi Klose e il pallone dentro. Klose non sbaglia mai, non lasciategli lo spazio perché Klose vi punirà sempre. 1-0 dunque al minuto numero 9 nel corso della sfida. Un esperimento per Reja che segue la partita a bordo campo, seduto a fianco di Lopez con di consueto Brocchi, pallone dentro per Klose, poi Zanin e Klose la mette dentro in ogni maniera, anche di rimpallo. Sembra avere la calamita davvero sul corpo. Miroslav Klose segna il 2-0 al minuto numero 16. Brocchi, possibilità per il destro, poi ancora Hernanes, il dialogo con Brocchi che si impegna per non far finire il pallone fra i due del giocatore del Pievigino, ancora Conco, pallone dentro con il destro, bellissimo, verso Klose ancora una volta e poi arriva il gol da parte di Christian Brocchi, meritatissimo, dopo tre partite è arrivato il gol anche il numero 32 della Lazio. I minuti sono 20 nel corso del primo tempo, 3-0, è arrivata anche la firma, la griff di Christian Brocchi. Brocchi, la fianca da vicino, recupera il pallone, serve ancora per Hernanes, elusi i due difensori della Pievigina, poi ancora possibilità per Klose, pallone ancora, Klose bravissimo, il dribbling verso Hernanes, possibilità per il gol di Hernanes che arriva in questo istante, fantastica azione al minuto numero 25 e alla fine arriva la firma di Anderson Hernanes di Carvaglio, Diana Lima. Conco, Hernanes, ancora Conco, la fascia destra elude Battistone, ancora Conco, si fa beffe dell'avversario, poi Spironelli in qualche modo perde la sfera, poi Rocchi con il pallone lì, arriva Klose, 5-0, tripletta di Miro Klose. Hernanes, destro dalle parti di Biava, gol numero 6 della partita, lo segna Giuseppe Biava. Fornasierra sbaglia tutto, Sarate interviene, fa partire Sculli davanti a Gallina, Sculli, Sculli, Sculli per Sarate, è il gol numero 7 della sfida, noi siamo giunti al 9 minuto, segnacchi Mauro Sarate. Sarate, pallone dentro verso Sculli, poi Hernanes, possibilità anche per il tiro in porta, poi ci ripensa, poi Brocchi sulla fascia destra, arriva Conco che si fa vedere, dunque l'azione ancora prosegue con Sculli, un gol bellissimo di Beppe Sculli che ci ha preso gusto e dopo il gol di ieri, un gol fantastico, anche quello di oggi, una botta sotto la traversa imprendibile per Gallina.